tutti, bentornati nell'angolo di Silvia e benvenuti al secondo giorno di Bookmas. Oggi voglio fare un video hashtag ti consiglio e il tema che ho scelto sono libri di Natale. Come avete visto nel video di ieri, io nel periodo di dicembre leggo principalmente libri a tema Natale con atmosfere natalizie, quindi romance proprio ambientati a Natale. Sono qui per consigliarvene 5 tra i miei preferiti in assoluto. Diciamo che non da sempre ho attuato questa cosa di leggere libri di Natale a dicembre, soltanto negli ultimi 3-4 anni, però oggi ve ne consiglio 5 di libri che ho amato veramente tantissimo. Voglio partire subito con il primo, che è stato il mio preferito in assoluto di Natale 2019, quindi l'anno scorso. Forse lo sapete già, ma il mio libro preferito è stato Il meraviglioso Natale delle sorelle McBride di Sarah Morgan. Innanzitutto adoro tantissimo la copertina perché è veramente meravigliosa e richiama tantissimo il Natale, l'inverno, le lucine, la neve, è meravigliosa. Ma meravigliosa è soprattutto la storia. Sarah Morgan ci racconta una storia calda, che dà veramente tanto calore, tanto amore. Abbiamo queste tre sorelle, appunto le sorelle McBride, che sono cresciute insieme a due genitori molto amorevoli, che le hanno cresciute veramente come se fossero loro figlie naturali, soltanto che con il passare del tempo si sono un po' allontanate, soltanto una di loro è rimasta in famiglia a gestire comunque la fattoria e la casa. Gli altri due hanno preferito allontanarsi e comunque intraprendere carriere diverse. Hanno tutte e tre dei segreti che nascondono, si ritroveranno finalmente tutte insieme a Natale e piano piano ricominceranno a ricostruire il loro rapporto, ricominceranno piano piano ad ascoltarsi, a volersi di nuovo bene, a voler di nuovo la compagnia delle proprie sorelle, soprattutto ad aprirsi e a confidarsi, perché chi meglio di una sorella o di un fratello con cui confidarsi. Quindi è una storia veramente bellissima e poi ovviamente c'è il pizzico, la magia del Natale che porta sempre tutto ad un lieto fine. Quindi questo della HarperCollins per un prezzo di 11,60€ io ve lo stra consiglio. Quest'anno Sarah Morgan esce sempre a Natale con un altro libro. Io, come l'avete visto ieri, l'ho acquistato, non vedo l'ora di iniziare a leggerlo perché sarà sicuramente meraviglioso. Poi passiamo ad un altro libro meraviglioso che ho sempre letto l'anno scorso ed è il mio secondo libro preferito in assoluto del 2019 e sto parlando de La libreria dei sogni di Elisa Crescenzi. Questo diciamo che è un libro sicuramente meno conosciuto, perché un'altra cosa che mi piace fare, soprattutto appunto durante questo periodo, è di leggere anche libri non di grandi case editrici come possono essere la Newton, la Harper, la Mondadori. Mi piace molto anche leggere libri magari autopubblicati o di case editrici un po' più piccoline, perché nascondono sempre delle chicche molto 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 interessanti, come per esempio questo libro qui. Questo libro qui è meraviglioso e l'ho amato veramente tantissimo. Racconta la storia di Camilla, che lei studia all'università, però decide per il periodo di Natale di tornare a casa ad aiutare la sua nonna per cercare di mantenere in vita la libreria che appunto la nonna gestisce. Camilla si ritroverà non solo a destreggiarsi tra fatture varie, ma a trovare anche degli espedienti, dei trucchetti per richiamare più gente alla libreria della nonna, quindi magari degli incontri con gli autori, delle piccole letture ad alta voce. Cercherà vari espedienti, pacchettini di Natale particolari per risollevare un po'
e a livello di soldi, comunque, le tasche della nonna. Però diciamo che resterà molto affascinata da questa situazione e incontrerà anche qualcuno che le lascerà un po' di stucco. Verrà a scoprire che se non riesce comunque a raccimolare comunque dei soldi, la libreria potrebbe essere chiusa e al suo posto costruire, mi pare, un centro commerciale. E diciamo che questa Camilla non vuole assolutamente che succeda, quindi ci metterà cuore e anima in questa cosa, anche con dei piccoli aiuti. È meravigliosa, è proprio una storia di Natale, magica, molto sentimentale. Si vede proprio l'attaccamento di Camilla alla nonna, il volerla aiutare in tutti i modi e fargli comunque passare anche un Natale un po' più tranquillo. È veramente molto veloce da leggere, molto scorrevole, molto frizzante. Questo l'ho pagato, non mi ricordo quanto di preciso, ma non più di 10 euro. E appunto, come vi dicevo, autopubblicato, quindi mi piace sempre dare una possibilità a questi scrittori. Poi andiamo avanti con un altro libro che anche questo mi è piaciuto davvero moltissimo, però parliamo di Natale 2018, quindi 2 anni fa, e sto parlando di questo libro qui, ovvero Una bugia sotto l'albero di R. Vera e Rosanna Fontana. Allora, la copertina è meravigliosa, questi due ragazzi con lo sfondo, il Duomo di Milano con la neve che cade, è stupenda. Anche questo è un libro autopubblicato, perché lo si può vedere direttamente sia dall'impaginazione che dalla copertina. Anche questo è un libro veramente molto 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 bello, molto divertente, e anche in questo caso la magia del Natale veramente la fa da padrona. Racconta la storia di due giovani ragazzi, ovvero Viola e Federico. Viola è la classica brava ragazza, molto studiosa, brava a scuola, che le piace soprattutto aiutare gli altri, mentre Federico è praticamente l'esatto opposto, quindi è un ricco viziato figlio di papà che non ha mai lavorato e non ha neanche molta intenzione di sporcarsi le mani. Succede che il padre taglia i viveri, diciamo, a Federico, e quindi è costretto a trovarsi un lavoro o qualcosa comunque per riuscire a pagarsi le sue spese. Si troveranno a dover lavorare insieme praticamente in un stand per fare i regali in un centro commerciale, e diciamo che all'inizio non sarà subito amore e amicizia, anzi, però poi tra i due scatterà la scintilla e soprattutto scatterà un'attrazione fisica, però basterà quella per portare avanti questo rapporto, soprattutto con due persone molto diverse, totalmente agli antipodi, con dei background familiari completamente opposti. Li vediamo destreggiarsi in una Milano innevata, scintillante di luci, quindi una storia bellissima. Mi piace molto leggere anche di storie ambientate in Italia, soprattutto ambientate in posti che io ho visitato e conosco bene, perché mi piace un po' vedere dove si muovono i personaggi. Personaggi caratterizzati bene, coinvolgente, appassionante, mi ha veramente scaldato il cuore, quindi ve lo straconsiglio. Ovviamente ci tengo a dire che queste non sono letture chissà che pesanti, chissà che con messaggi importanti, sono letture comunque che ti fanno passare qualche ora in totale spensieratezza, in totale pace, che magari ti servono perché hai un pomeriggio no e quindi hai voglia di leggere qualcosa di a lieto fine, qualcosa di romantico, qualcosa di carino, e queste secondo me sono letture veramente perfette, adatte, molto veloci da leggere, che spesso e volentieri sono quelle che servono anche a me magari in un pomeriggio. Sono un po' più giù della mia, oppure ho voglia di rilassarmi dopo aver lavorato comunque magari intensamente la mattina, questi sono perfetti. Gli altri due libri che vi consiglio sono due ebook che appunto avevo acquistato, e si tratta di Natale 2017, quindi praticamente stiamo andando indietro nel tempo. E praticamente il primo che vi consiglio, questo arriva dalla Newton Compton. Mi ricordo che nel 2017 non ho letto libri belli per quanto riguarda la Newton Compton. Voi sapete che questo è il periodo giusto perché ne fa uscire veramente un sacco a Natale, ma non tutti mi hanno entusiasmato.
Questo invece mi è piaciuto davvero un sacco. Baciami sotto la neve di New York di Katherine Ryder. È una storia che mi ha appassionato davvero un sacco. Praticamente racconta la storia di Charlotte ed Anthony che si incontrano, scontrano all'aeroporto di New York. La ragazza ha passato un brutto semestre a scuola e non vede l'ora di tornare a casa, mentre Anthony sta aspettando la fidanzata. Ma Charlotte scoprirà che il suo aereo è stato cancellato a causa una bufera di neve e Anthony scoprirà essere single perché la sua fidanzata lo lascia proprio la vigilia di Natale. I due si troveranno in questo aeroporto e decideranno di passare qualche ora insieme, decideranno di passare questa vigilia di Natale insieme ed Anthony porterà Charlotte in giro per New York attraverso vari posti che lei voleva visitare. Alla fine nascerà un'amicizia, scatterà la scintilla, è una storia molto romantica, molto bella vedere anche queste due persone che si aprono, cercano di curare comunque queste piccole ferite che quella vigilia di Natale ha portato. Sarà sicuramente una vigilia di Natale che si ricorderanno per sempre, perché da qualcosa di brutto poi nasce sempre qualcosa di bello. Questo ve lo straconsiglio, ha all'incirca il prezzo di un Newton, quindi sui 9-10 euro, anche prezzi abbordabili. L'ultimo libro che vi voglio consigliare, anche questo è un libro autopubblicato, e sto parlando di Irene Pistolato con A Natale voglio solo te. Se non sbaglio, anche quest'anno leggerò un libro di Irene, è una scrittrice che mi piace molto, è molto romantica, è molto sentimentale, mi piacciono molto i suoi personaggi e questo libro che ho letto sempre nel 2017 era ambientato ai mercatini di Bressanone, che è un appuntamento fisso più o meno di tutti gli anni. Purtroppo quest'anno non ci saranno e a mia malincuore questa cosa mi rattrista un sacco perché io sono il tipo da mercatino di Natale, io credo di averli veramente girati tutti quelli nelle mie zone perché io sono una super appassionata di mercatini di Natale. Se lo siete anche voi, lasciatemi un like. Comunque, praticamente in questo libro racconta la storia di Deborah che a 27 anni inizia a farsi alcune domande sulla sua vita e soprattutto si chiede se mai riuscirà a trovare l'amore e inizia a avere alcune a desiderare una vita di coppia e una famiglia. Accetta sotto il periodo di Natale la chiamata di un'amica che gestisce una piccola bancarella ai mercatini di Natale di Bressanone, quindi decide che per quel mese di dicembre può dare una svolta alla sua vita e durante questa permanenza a Bressanone incontrerà Christian, che è praticamente il cugino del marito di Marlene, nonché anche un bel ragazzo, e quindi diciamo che entrambi si ritroveranno a lavorare al mercatino di Natale e tra un acquisto e una vendita scatterà la scintilla. Però diciamo che Deborah non vuole perdere questa occasione, quindi si dimostra subito molto interessata a questo bel giovane che è molto dolce, molto premuroso, ma che è stato profondamente scottato da una vecchia situazione amorosa e ha paura di lasciarsi andare. E quindi vediamo come i due si approcceranno, inizieranno un rapporto e si cureranno le ferite a vicenda. Anche questa è una storia molto divertente, molto bella, molto sentimentale, che si legge super super velocemente, come del resto tutte quelle che vi ho consigliato in questo video. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, un pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino se vi fa piacere, così non vi perderete più i video dedicati al Book Mass. Ovviamente se avete letto qualcuno di questi libri scrivetemi qua sotto che cosa ve ne è sembrato, oppure, ancora meglio, consigliatemi voi alcuni libri dedicati al Natale. Mi piace sempre leggere i vostri commenti e magari creare delle discussioni qua sotto, sempre in positivo. Io vi aspetto qui domani con il terzo giorno di Bookmas. Ciao a tutti!